Grazie Presidente. Io sono veramente emozionata per l'approvazione di questo piano. Credo che sia un momento storico per la città di Roma e volevo veramente ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla sua stesura, in particolar modo le due assessore, Laura Baldassarre in precedenza, che ha avuto il coraggio di iniziare questo discorso e di mettersi in gioco e di iniziare l'ascolto dei territori, e l'attuale assessora Veronica Mammì per essere riuscita a portare a compimento e a fare sintesi su questo enorme lavoro. Voglio altresì ringraziare tutti gli uffici dei municipi, quelli di Piano e quelli del Dipartimento, e ogni singola persona che ha dato il suo contributo, penso alle consulte, ma anche a chiunque a vario titolo abbia contribuito. E sono convinta che è un inizio, è un ottimo inizio, e ci mancherebbe pure non approvarlo, perché sì, ci è stato messo molto, sono d'accordo, ma chi ci ha preceduto non ha neanche tentato di iniziare questo discorso, che alla città di Roma serve, e serve veramente, innanzitutto perché è una città fatta di 15 piccole città, piccole tra virgolette, perché ogni municipio è più grande di moltissime province della città, dello Stato italiano. E poi perché veramente i bisogni nel giro di 16 anni sono cambiati in un modo esponenziale. È una base di partenza che sicuramente andrà ampliata, non solo con i dati, ma con le mutate esigenze che sono pervenute anche a causa della pandemia, ma anche con le esigenze che non sono state, diciamo, approfondite in un modo adeguato, a mio vedere, come ricordava anche il collega Fassina in una delle precedenti sedute, per esempio il diritto all'abitare, ma io voglio dire anche l'accessibilità, anche la cultura, anche lo sport, anche l'urbanismo, tutte cose. Tutti argomenti, tutti vanno integrati, perché è diverso il paradigma di questo piano sociale rispetto agli altri, perché il sociale è una parte del tutto. Il sociale non deve essere relegato al sociale, è una parte integrante di tutta la vita cittadina e come tale deve avere questa sua dignità. Ed allora io veramente invito le persone che sono un po', diciamo, restie su questo tema a volersi interessare al sociale, perché il sociale è la vita di ogni persona ed è appunto mettendo al centro la persona che è stato costruito questo piano sociale, non più le varie categorie, non più i disabili, gli anziani, gli immigrati, non più le categorie, la persona. Oltretutto, questo piano sociale è stato fondamentale, il passo che abbiamo voluto fare di omologazione in tutti i territori della stessa qualità dei servizi e degli stessi servizi, perché un cittadino romano, a prescindere da dove si trova, deve avere esattamente gli stessi doveri, ovviamente, ma anche gli stessi diritti, soprattutto quando è una persona che ha delle fragilità, quando è una persona che è in stato di necessità, quando è una persona che deve essere in qualche modo accudita. Ecco, questo piano sociale riesce veramente a porre le basi per costruire un welfare in questa città che sia veramente degno del livello di una capitale europea e mondiale. E questo è veramente un giorno storico, un momento storico. Ed appunto per questo io non voglio scendere nel discorso degli emendamenti, mi riservo di parlarne in altre sedi e, come al solito, avrò piacere di illustrare nella mia commissione gli aggiornamenti di questo piano, perché gli aggiornamenti di questo piano non sono ancora in divenire. So che già ci si sta lavorando, quindi sicuramente le scadenze che sono state messe nella delibera, anche con gli emendamenti, verranno sicuramente rispettate, perché il nostro scopo è quello di dare il meglio ai cittadini romani.
E questo ne vogliamo e devono essere tutti sullo stesso piano, non partire tutti un gradino sopra, ma ognuno che abbia un gradino a misura sua per essere considerato ed avere le stesse possibilità di tutti gli altri. E questo piano sociale, questo lo sta facendo. Noi ovviamente voteremo in modo favorevole a questo piano sociale. Grazie, Presidente.